Un saluto a tutti gli amici di Apps Paradise.it. Quest'oggi siamo in compagnia di HTC Desert 110 ed LG Nexus 5 per effettuare il nostro video confronto. Ringraziamo l'ufficio stampa HTC per averci concesso il test in test il dispositivo. Due dispositivi che comunque sia fanno parte di una fascia di mercato di dispositivi Android molto simili, ma con due filosofie ed esperienze d'uso completamente diversi. Anzitutto andiamo un attimino a vedere le differenze dimensionali tra questi due dispositivi. Sicuramente questo Nexus 5 è sicuramente più compatto rispetto a questo HTC per quanto riguarda larghezza del dispositivo, per quanto riguarda altezza e anche per quanto riguarda spessore. Il peso, anche questo è a vantaggio di questa HTC per poco più di 15 grammi, sono 100, dovrebbero essere 130 se ben ricordo, quelle di questo LG. Anche per quanto riguarda il retro, notiamo che LG possiede un retro gommato, mentre questa HTC un retro di plastica lucida, comunque sia che trattiene molto le impronte, un pochino come quello di questo Nexus 5, anche se le trattiene leggermente meno. Frontalmente abbiamo per entrambi pulsanti Android direttamente sul display, non fuori dal display, e qua abbiamo la possibilità di utilizzare i doppi speaker stereo su questo HTC. Anche i sistemi operativi, le personalizzazioni sono molto diverse. Per entrambi abbiamo Android KitKat 4.4.4 contro la 4.4.2, però da quest'altra parte abbiamo l'interfaccia Sense 6, interfaccia personalizzata di HTC, che in sostanza permette una fruibilità di molte impostazioni sicuramente leggermente più semplice e leggermente più completa rispetto che l'interfaccia stock di questo Nexus 5. Lateralmente abbiamo per entrambi la possibilità di visualizzare un'interfaccia proprietaria, se così possiamo dire. Da un lato abbiamo, come potete vedere qua, Google Now, attivabile anche con questa gesture su questo HTC, e dall'altra parte abbiamo Blinkfeed, il solito aggregatore di notizie che ben conosciamo ormai della Sense 6. Anche la possibilità di personalizzare il sistema, a mio avviso la grafica è sicuramente più bella quella di HTC ed è anche un pochino più semplice da utilizzare rispetto che a questo Nexus 5, che comunque sia ha una fluidità di sistema davvero eccellente. Dall'altro lato abbiamo una fluidità di sistema davvero molto buona, anche se non raggiungiamo la fluidità presente su questo HTC. Abbiamo due processori diversi per questi due dispositivi. Abbiamo uno Snapdragon 800, che è un processore davvero molto performante, quad core da 2.3 GHz, contro uno Snapdragon 400 quad core da 1.2 GHz. C'è una differenza tra questi due quad core, sta nel fatto che questo qua è un processore quad core Cortex A7, questo Cortex A9 se ben ricordo. Anche la scheda grafica cambia, abbiamo un Adreno 330 contro un Adreno 305, ciò significa che questo Nexus 5 è eccellente dal punto di vista del gaming, cosa che non è questo HTC, poiché è solamente molto buono dal punto di vista del gaming. Andiamo intanto ad attivare il browser web mentre continuiamo a parlarvi di dei due dispositivi. Da un lato abbiamo Chrome e abbiamo il browser stock, in questo caso utilizziamo il browser stock, dall'altro lato utilizziamo Chrome, e notiamo anche che per entrambi c'è una fluidità di sistema davvero ottima, come potete vedere, grande fluidità nella gestione generale del browser web. Vedete qua scrolling molto rapido anche da quest'altra parte, vedete, davvero molto rapido. Nexus 5 ha 2 GB di memoria RAM, un solo GB per questo HTC, che rendono comunque l'esperienza di multitasking sicuramente molto superiore a quella di Nexus 5 rispetto che HTC Desert 110. Comunque sì, HTC si muove bene a livello generale del browser web. In più abbiamo una possibilità interessante, ossia quella di effettuare un adattamento del testo con lo zoom effettuato, cosa non possibile su questo Nexus 5. In più abbiamo la possibilità di utilizzare Flash Player su questo HTC, cosa non possibile su Nexus 5. Anche i due display sono completamente diversi, comunque sia in generale, da una vittoria del browser web a Nexus 5 per fluidità, ma mentre per ottimizzazioni per quanto riguarda ad esempio resize del testo e Flash Player a questo HTC.
Comunque sia, notiamo che questi due display hanno due definizioni completamente diverse. Abbiamo una definizione Full HD, più di 440 pixel pollice per questo Nexus 5, contro la definizione QHD, 960x540 su questo HTC, che dà una densità di pixel pollice di circa 230. Si nota la differenza, soprattutto nel browser web e nelle scritte in piccolo. Andiamo ad avvicinarvi un attimino il dispositivo. Qua, vedete. Andiamo ad avvicinarvi anche qua, con queste scritte in piccolo. Da un lato vedrete che su Nexus 5 non si notano affatto i pixel, dall'altro lato su questo HTC un pochino si notano. Nell'esperienza quotidiana comunque sia i pixel su HTC non si notano affatto, questo è da dire. Però comunque sia, cosa non molto penalizzante, comunque la definizione su questo HTC Desire 610. Certo, la definizione non altissima la noterà solamente gli utenti che arriveranno da dispositivi Full HD. Abbiamo 16 o 32 GB di memoria per questo Nexus 5, con 50 euro di differenza da aggiungere. Dall'altro lato abbiamo solo 8 GB di memoria integrata, però espandibile tramite microSD fino a un totale di 128 GB. I display sono rispettivamente da 4,95 e da 4,7 pollici, entrambi tecnologia LCD per un Nexus 5 e un IPS, che ha una visibilità al sole maggiore e anche una luminosità sicuramente superiore, oltre anche al fatto che il vetro è un Gorilla Glass 3 e la definizione è maggiore. Comunque sia, la gestione generale dei colori, come potrete vedere ora da questa interfaccia, è comunque molto buona per entrambi. Anche per quanto riguarda la gestione dei neri, per entrambi è davvero molto buona. Anche se c'è da dire che questo HTC possiede degli angoli di visione, inclinando il dispositivo, maggiori rispetto a questo LG, però ha un pannello frontale di vetro che trattiene davvero molto le impronte e riflette davvero, davvero molto. Nel retro abbiamo due fotocamere da 8 megapixel, entrambi girano video full HD, abbiamo anche una stabilizzazione per quanto riguarda la gestione dei video su questo LG, che fa sì che i video 1080p vengano meglio su questo Nexus 5 rispetto che a questo HTC. Frontalmente abbiamo una fotocamera da 1,3 megapixel, migliore su questo HTC rispetto che a questo LG. E quindi ora andiamo un pochino a parlarvi di interfacce fotografiche. Allora, qua a sinistra abbiamo la solita interfaccia della Sense 6, anche leggermente castrata. Come potete vedere abbiamo un po' di impostazioni in meno rispetto che all'HTC One. Comunque sia molto semplice arrivare a tutte le varie impostazioni di sistema, con la gestione delle modalità, dei vari filtri. Dall'altro lato abbiamo la vecchia applicazione di Google, come potete vedere, con la possibilità di gestire tutte le applicazioni tenendo premuto e trascinando verso l'alto, oppure schiacciando questo pulsante. Diciamo non molto semplice e non molto, come si può dire, non molto intuitivo per tutti gli utenti questa interfaccia. Nuova interfaccia invece a me non piace assolutamente dal punto di vista estetico, però comunque sia è sicuramente molto più semplice da poter utilizzare. E andiamo quindi ora a farvi vedere un pochino come vengono le immagini su entrambi i dispositivi. Allora, abbiamo scattato una foto dalla stessa posizionamento per entrambi i dispositivi. Notiamo subito che le foto in 4 terzi vengono 8 megapixel, scendono a 6 megapixel in 16 noni, e possiamo vedere che abbiamo una gestione del controluce qua nella parte superiore, migliore su questo Nexus 5. Non abbiamo attivato l'HDR su nessuno dei due dispositivi. La colorazione generale dell'immagine è più fedele su questo Nexus 5 rispetto che a questo Desire 610. E anche se andiamo a zoomare su un dettaglio, in questo caso andiamo a zoomare su questi fiori, andiamo a zoomare un pochino più in fuori, potete vedere che i fiori vengono meglio riprodotti su questo Nexus 5 rispetto che a Desire 610, che quindi promuoviamo Nexus 5 rispetto a Desire 610 dal punto di vista della fotocamera.
Abbiamo comunque per entrambi i dispositivi la possibilità di utilizzare NFC, Bluetooth 4.0 e sotto abbiamo per entrambi la porta micro USB 2.0 per entrambi LTE e parliamo quindi di parte telefonica. Allora, parte telefonica migliora a mio avviso quella di HTC per quanto riguarda gestione dell'audio in capsula e anche per quanto riguarda come ci vengono percepiti. Noi qua, mentre su Nexus 5 sentiamo leggermente più alto rispetto a questa HTC, ma sentiamo leggermente peggio, ci sentono peggio, quindi dal punto di vista generale della parte telefonica meglio questo HTC che anche una gestione generale, vedete, della parte telefonica leggermente più completa e personalizzata, molto di più rispetto a quella stock di Google. Comunque sia, quella stock di Google è un'interfaccia che comunque sia non vi deluderà, come potete vedere, però c'è da dire che quella di questa HTC è tra le migliori interfacce dal punto di vista telefonico rispetto che ad altri dispositivi. Andiamo quindi ora ad aprire YouTube per andare a parlarvi di audio di questi due dispositivi. Allora, YouTube qua e qua, mentre da quest'altro lato è qua. Potrete anche vedere in generale che comunque sia il processore più performante di questo Nexus 5 si nota, come potete vedere, anche nella gestione generale del dispositivo. Vedete, qua abbiamo qualche scatto con lo Snapdragon 400, cosa che non abbiamo su Nexus 5. Allora, andiamo a portare il video un pochino più avanti. Andiamo a riprodurre prima HTC che è dotato di un doppio speaker con tecnologia Boom Sound nella parte frontale, mentre qua lo speaker l'abbiamo qua sotto, non so se riesco a farvelo vedere. Ci sono due griglie di cui una griglia è il microfono e l'altra è lo speaker. Andiamo quindi a riprodurre prima su questa HTC. Sicuramente maggiore la potenza di questo HTC oltre che la qualità, sicuramente netta la differenza tra questi due dispositivi. Andiamo quindi ora a tornare indietro tramite il multitasking, torniamo al browser web. Come potete vedere, HTC ha necessitato di un ricaricamento generale della pagina, cosa che non ha necessitato questo LG. Questo è quello che intendevo in precedenza con una gestione migliore delle applicazioni aperte. La mail è per entrambi, comunque sia abbiamo Gmail e una mail diciamo stock, anche se quella di HTC è stata personalizzata con però una personalizzazione a mio avviso non poi così ottimale, poiché non possiamo visualizzare in modo completo le mail in HTML5, non possiamo effettuare un pinch to zoom out, cosa possibile su questo Nexus 5, e in più non vediamo tantissimo della mail poiché abbiamo molti impedimenti e molti sottomenu presenti sulla mail di questo HTC. Purtroppo non possiamo farlo vedere poiché abbiamo dei nostri dati dentro, però credeteci sulla parola, mail sicuramente migliore quella di questo Nexus 5. Anche per quanto riguarda la gestione delle varie applicazioni, più curata quella di questa HTC, entriamo già solo nella galleria per farvi vedere, vedete questa qua di HTC è sicuramente molto più bella, molto più curata, con la possibilità di vedere un video qua in anteprima di tutte le foto scattate. La batteria non è estraibile, non si può cambiare. Ed è differente per entrambi i dispositivi. Abbiamo una 2300 mAh su questo, per questo LG contro una 2500 mAh per questo HTC. Allora, 2050 mAh, scusate. Possiamo notare che su questo HTC, anzitutto abbiamo varie impostazioni di risparmio energetico, cosa non possibile. Non possibile da utilizzare al momento su questo LG. Abbiamo possibilità di risparmiare l'energia in modo abbastanza classico e la possibilità di utilizzare un risparmio energetico estremo riducendo molte possibilità, ad esempio limitando i dati background, abbassando a minima la luminosità e così via. E sono delle gestioni del risparmio energetico davvero davvero ottimo, anche se non ce ne sarebbe bisogno, poiché questa HTC ha un'autonomia maggiore rispetto a Nexus 5, poiché Nexus 5 non sempre con l'utilizzo molto a molto intenso arriviamo
dopo cena, mentre è sicuramente molto più facile arrivare dopo cena su questo HTC. In conclusione, questi sono due dispositivi da prezzi davvero molto molto simili, come già detto 350 euro di listino, 400 per la versione 32 GB. Dall'altro lato abbiamo 299 euro di listino. Online si possono trovare sicuramente a meno. Hanno due filosofie molto, molto diverse. Da un lato abbiamo questa possibilità di utilizzare la personalizzazione di HTC, che è sicuramente ottima. È una personalizzazione che io apprezzo davvero, davvero molto. Ha varie funzionalità interessanti, cose non presenti su questo LG. Da un lato quindi abbiamo questa semplicità d'uso, questa personalizzazione in tutte le parti del sistema, basta pensare solamente nella musica che riproducendo un brano verranno scaricati in automatico i sottotitoli, il testo del brano, scusate, e la copertina, ovviamente cosa non possibile su Play Music. E mentre dall'altro lato abbiamo questa interfaccia stock di Google, comunque sia davvero molto ma molto fluido, fluido in ogni circostanza, fluido anche questo HTC, però non ovviamente come questo LG, ma sostanzialmente LG vince per quanto riguarda possibilità di personalizzarlo con varie ROM e anche vince per quanto riguarda frequenza di aggiornamenti, sicuramente saranno di più rispetto a quelli di questo LG. In base a questo dovete fare la vostra scelta, secondo me. Se voi vorrete un dispositivo con in generale un'interfaccia personalizzata, molto semplice da utilizzare, e un'interfaccia comunque sia magari leggermente meno personalizzata su questo LG. Un'interfaccia leggermente meno personalizzata che però godrà di aggiornamenti molto ma molto costanti rispetto a questa qua di HTC. Inoltre abbiamo anche una potenza maggiore su questo LG, abbiamo una fotocamera migliore, però d'altro canto abbiamo un audio migliore, abbiamo un'autonomia sicuramente superiore. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale dispositivo preferite. Un saluto da Sergio per appsparadise.it.